con Gaia Benzi di Scoop e della casa editrice Alegre per presentare Contrattacco, festival di letteratura sociale a Scoop a Roma dal 18 al 20 giugno 2021. Ben trovata. Bentrovati a voi. Contrattacco Ci racconti? è un nostro festival annuale in cui presentiamo un po' quello che è la produzione della casa editrice dell'anno appena trascorso, ma riusciamo anche a interloquire con i libri che sono usciti di altre case editrici, con altri autori, altri ospiti, rispetto a dei temi che consideriamo centrali nel dibattito. Le parole di quest'anno sono il dominio, la cura e il reincanto, che seguono un po' i filoni che hanno dominato appunto le nostre produzioni. Il dominio è inteso come il dominio della classe dominante, appunto della classe padronale, che abbiamo indagato nell'ultimo numero di Jacob in Italia, intitolato Il nemico invisibile, che verrà presentato venerdì, dopo il quale continueremo a indagare questo tema con Sandro Portelli, Marco Deramo e Francesca Coin nella presentazione doppia di Dominio di Marco Deramo, appunto del ginocchio sul collo di Alessandro Portelli. Gli altri giorni parleremo della cura e del reincanto e cioè dei modi che abbiamo per contrastare questo dominio e lo faremo attraverso una serie di libri che affrontano questi temi ma li affrontano anche non direttamente. Penso al dibattito sui rapporti fra musica e pedagogia di sabato in cui Amerissa e il libro di Bell Hooks Insegnare a trasgredire appunto dialogheranno cercando di indagare questo rapporto. Penso al Manifesto della Cura che abbiamo pubblicato quest'anno in dialogo con il Capitale Amoroso di Jennifer Guerra, che tra l'altro ha curato la postfazione del Manifesto della Cura, e penso all'ultimo arrivato nella nostra collana Working Class che è Tea Room, che appunto parla delle lavoratrici, delle operaie della ristorazione e che affronta il tema della cura come elemento richiesto alle lavoratrici donne, ma anche appunto quindi in tutta la sua ambivalenza e nello sfruttamento che si fa della cura nei modi appunto che ci sono per contrastare questo sfruttamento. E chiuderemo con Wuminguno e Gad Lerner che parleranno dell'ultimo libro di Wuminguno pubblicato a marzo di quest'anno, L'accu di complotto, e della necessità di trovare delle modalità per reincantare il mondo, per cui non basta semplicemente contrastare a livello razionale le fantasie di complotto o le narrazioni della classe dominante, ma bisogna trovare altre parole per reincantare appunto le persone e convincerle, portarle a immaginare un futuro migliore. Nel complesso, quanti volumi e poi saranno alla presenza di autori e autrici? Sì, sarà tutto in presenza, ovviamente rispettando le distanze e le misure di sicurezza, però per noi è importante tornare a fare eventi in presenza perché ovviamente il dialogo fisico e anche l'interazione col pubblico che c'è nelle presentazioni dei libri fatte dal vivo è ben diverso rispetto a quelle fatte online. Ne abbiamo fatte tante quest'anno anche online, ma per noi è importante tornare ad avere un'interazione vera e propria con lettori, lettrici e con tutto il pubblico. I volumi sono tanti, non l'ho contati precisamente. Esattamente, ma appunto prima un po' ho fatto una carrellata velocissima e sarà alla presenza degli autori, lì dove chiaramente è possibile, saranno tutti alla presenza degli autori e appunto in queste 3 giornate sarà veramente ricco il parterre di ospiti e di voci che dialogheranno insieme. Come sarà strutturata la 3 giorni anche rispetto agli orari? Inizieremo venerdì 18 giugno alle ore 18 e andremo avanti fino alla seconda serata, per cui abbiamo una presentazione alle 18 e la seconda alle 8:30 di sera. Sabato inizieremo un po' prima, alle 5 di pomeriggio e finiremo sempre in seconda serata e anche domenica inizieremo alle 18 e finiremo sul tardi verso le 23. Quindi sono 3 giornate ricche che iniziano dal tardo pomeriggio per ovvie ragioni anche climatiche, visto che fa molto caldo in questi giorni e che si protraggono fino a sera, dove appunto c'è tutto il margine non solo per assistere alle presentazioni, partecipare ai dibattiti, ma anche per sviluppare socialità attorno ai libri, che poi è una delle cose più importanti di queste occasioni. Ci lasci tutti i riferimenti internet per i dettagli? Trovate tutto il programma completo sul sito di edizionealegre.it, trovate anche il link a cui è possibile prenotarsi agli eventi e la stessa cosa sulle pagine social di Edizione Alegre e di Scoop Sport e Cultura Popolare. Il Festival di Letteratura Sociale Contrattacco a Roma, Scoop, dal 18 al 20 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento a Gaia Benzi di Scoop e della casa editrice Alegre. Un in bocca al lupo e a presto! Grazie, a presto.